a tutti, io sono Elena e oggi parleremo del fondo dell'acquario. Andremo ad analizzare diversi punti fondamentali, ovvero in base a cosa si sceglie il fondo, che tipi di fondo esistono, che cos'è un fondo inerte. Andremo a comparare diverse tipologie di fondo in base alla granulometria, al colore, eccetera, eccetera, per capire quale è il più adatto al nostro acquario. In questo video non vi parlerò di fondi fertili perché ce ne sarà uno dedicato. E dopo tutte queste spiegazioni, a fine video potremo vedere le diverse tipologie di fondo acquistabili su Verde Vivo. Direi di partire subito. Innanzitutto dobbiamo dire che è importantissimo scegliere una giusta tipologia di fondo dell'acquario, anche perché se volessimo cambiarlo significherebbe ripartire da zero, quindi togliere tutto, piante, arredi e rifarlo da capo, il che è veramente impegnativo. Quindi mi raccomando, la scelta del fondo è fondamentale. Solitamente il fondo viene scelto in base a tre motivi. Il primo è quello del gusto personale, quindi mi piace quel fondo lì e voglio inserirlo in acquario. Il secondo punto è in base alla tipologia di piante che voglio inserire all'interno dell'acquario, oppure in base agli abitanti della vasca. Quindi io, una volta acquistato l'acquario, scelgo prima gli abitanti e dopodiché sviluppo l'acquario. Che tipi di fondo esistono? Solitamente si dividono in due categorie, ovvero le sabbie e gli ghiaini. Dopodiché all'interno di ogni categoria esistono dei fondi di granulometria differente, quindi di diverse dimensioni. Solitamente il fondo dell'acquario è composto da due strati, sotto il fondo fertile e sopra di esso il ghiaino o la sabbia. Non sempre però è fondamentale il fondo fertile, ma questo qui è un punto che andremo a vedere meglio in un altro video. I due principali elementi che ci fanno scegliere il ghiaino o la sabbia o comunque la tipologia del fondo sono la granulometria e il colore. Ma ora passiamo un po' alla terminologia. Che cos'è un fondo inerte? Un fondo inerte non è nient'altro che un materiale che non interagisce o comunque non compromette la chimica e i valori dell'acqua. Ma ora passiamo a parlare delle due macro categorie, ovvero la sabbia e il ghiaino. La sabbia è un materiale inerte, prevalentemente composto da biossido di silicio e non è calcarea. Di per sé non contiene sostanze nutritive. La sabbia è un elemento che spesso tende a compattarsi, soprattutto se formiamo un fondo bello alto. Che cosa significa questa cosa? Che l'ossigenazione e le sostanze nutritive e di smaltimento dell'acquario avranno più difficoltà a salire, fra virgolette, e a scendere, quindi il ricircolo di questi materiali. Quindi avremo un passaggio dell'ossigeno e dei nutrienti molto più ridotto rispetto ad un ghiaino. Però è molto utile perché nel momento in cui noi andiamo a mettere un fondo fertile, separa molto bene la parte del fondo fertile con l'acqua, perché il fondo fertile può alterare i valori dell'acqua se più a stretto contatto, quindi li separa molto bene, a differenza magari di un ghiaino con granulometria grossa. La sabbia viene utilizzata molto spesso anche in acquari senza fondo fertile, ma soltanto con fertilizzazione a colonna, quindi tramite fertilizzanti liquidi o e a stick. Una cosa molto importante della sabbia è che può ospitare praticamente quasi tutte le specie di pesci da fondo. Il ghiaino, a differenza della sabbia molto fine, potrebbe causare dei taglietti sugli animali da fondo. Quindi se vogliamo inserire ad esempio dei corydoras, degli ancistrus, loro sicuramente preferiscono la sabbia. Io ho notato che quando si va ad utilizzare la sabbia è molto importante avere dei pesci da fondo perché aiutano molto l'ossigenazione del fondo, perché muovendosi di continuo comunque favoriscono ciò. Anche la ghiaia è un materiale inerte e può essere ricavata da rocce di varia natura, solitamente rocce quarzifere o granitiche. Esistono anche dei ghiaietti colorati artificialmente, io non li consiglio tanto perché secondo me, oltre a dare una colorazione innaturale, magari con colori rossi accesi, blu elettrico, possono emanare in acquario delle sostanze nocive. Ma in generale non vi consiglio di inserire in acquario componenti di plastica come arredo, che siano piante o che siano altri decori. La sporcizia dell'acquario avrà molto più facilità di entrare in un ghiaino rispetto alla sabbia e quindi di andare sul fondo e creare anche un nutrimento per le piante. Ovviamente la sporcizia non deve essere esagerata, ma anche il passaggio dell'ossigeno sarà molto più veloce. Soprattutto utilizzando questo tipo di sifone qui, mettendo il ghiaino, sarà molto più facile sifonarlo perché aspirerà soltanto la sporcizia e non il ghiaino, a differenza della sabbia.
È molto più facile che con la sabbia si crei il classico polverone nel momento in cui andiamo a spostare magari una pianta o sifoniamo il fondo o decidiamo di fare un po' di manutenzione dell'acquario. Quindi ovviamente sia per sabbia che per ghiaino abbiamo dei pro e dei contro che dobbiamo valutare in base a tanti elementi. Passiamo ora al paragone tra fondo chiaro e fondo scuro. Cosa è meglio? Nella maggior parte dei casi ai pesci dà fastidio un fondo chiaro, soprattutto se abbiamo un'illuminazione forte. Pertanto consiglio magari di utilizzare delle piante che arrivano a pelo d'acqua o comunque delle piante galleggianti che schermino la luce, come ad esempio una vallisneria o una limnofila sessiliflora. Ovviamente se abbiamo intenzione di ricoprire il fondo con un pratino, andrà bene sia fondo chiaro o fondo scuro, lì va un po' a gusto personale. Un altro punto è che sul fondo chiaro si vede molto di più la sporcizia rispetto a un fondo scuro, che può essere un pro, che quindi ci accorgiamo meglio della sporcizia ed eventualmente la togliamo prima, ma anche un contro, perché ne risente un po' dal punto di vista estetico. La scelta del fondo chiaro o scuro deve essere fatta anche in base ai pesci che vogliamo inserire. Dei pesci con colori sgargianti, belli accesi, con un fondo scuro risalteranno molto di più. Bene, abbiamo scelto il nostro fondo. Come va inserito in acquario? Mi raccomando, prima di inserirlo in acquario va lavato più e più volte con acqua calda barra tiepida. Questo servirà ad eliminare la polvere e la carica microbica. Tanti purtroppo sottovalutano questa pratica qua, ma è fondamentale per un'acqua limpida. Un'altra bella domanda è: quanto fondo inserire? Io ho le dimensioni del mio acquario, ma non so quanti chili di sabbia comprare. Il fondo solitamente deve essere alto almeno 5-10 cm. Ovviamente ciò dipende se vogliamo mettere anche il fondo fertile oppure no, dalle piante che vogliamo inserire, quindi al loro apparato radicale. Io poi consiglio solitamente di prendere un pochino di più di fondo, sempre meglio metterne un pochino di più anche da tenere di scorta per eventuali lavori, piuttosto che un po' in meno. Ecco qua la formula per calcolare il volume del fondo in litri, che corrisponde circa ai chili, ovviamente calcolata in centimetri, e basterà fare la lunghezza dell'acquario per la profondità dell'acquario per l'altezza scelta per il fondo, il tutto diviso 1000. I fondi poi vengono venduti anche in base ai chili. Bene, ora che ci siamo fatti un po' un'idea sulle diverse tipologie di fondo, andiamo a vedere i fondi che Verde Vivo ci propone. Non perdetevi i prossimi. Io vi mando un enorme saluto e un bacione. Ciao!